400 le iniziative in tutta Italia a sostegno della campagna Illuminiamo il futuro di Save the Children. Anche a Cosenza la cooperativa delle donne aderisce al progetto, promuovendo negli spazi della ludoteca comunale Il Mondo di Oz una serie di laboratori artistici per bambini. La cooperativa delle donne è una cooperativa sociale con circa 20 anni insomma, di storia e si occupa esclusivamente di servizi educativi. In particolar modo gestiamo 3 ludoteche comunali all'interno di 3 quartieri cosentini che sono Via Popilia, Serra Spiga e il Centro Storico, e gestiamo anche parte delle attività della Città dei Ragazzi di Cosenza. I laboratori di arte e di lettura animata hanno una finalità precisa: contrastare la povertà educativa in crescita nel nostro paese, permettendo ai bambini di apprendere e sviluppare talenti e aspirazioni che possano garantire loro un futuro sereno. L'obiettivo è sicuramente quello di sensibilizzare a livello nazionale riguardo questo che è un problema veramente serio, e cioè la povertà educativa. Siamo abituati a parlare di povertà economica e quindi immaginare la povertà come una privazione da un punto di vista proprio di possibilità monetarie. In realtà la povertà economica si affianca a un'altra povertà che è molto grave e che colpisce quasi 2 milioni di bambini a livello nazionale, ed è appunto la povertà educativa. Quindi tutta quella mancanza di opportunità per i bambini di poter esprimere aspirazioni, talenti, capacità e quant'altro. Per cui diciamo, l'offerta formativa in questo è assolutamente necessaria, che sia ampia e che si riconoscano proprio ai bambini i diritti relativi ad avere determinate cose che vanno oltre quello che già normalmente pensiamo di garantire.